tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Ne approfitto di questa luce bellissima di questa domenica mattina, che è la domenica delle palme, e quindi registro un video così veloce, molto random, e non mi sono preparata nessun discorso che voglio fare, non me lo preparo mai, però almeno mentalmente un pochino so nel senso di cosa devo parlare. Questa volta è molto così random, e quindi se mi vedrete anche un pochino impacciata e soprattutto emozionata è perché questa cosa che vi devo dire ci tengo veramente tanto. Qualcuno di voi forse l'ha già capito, magari su Instagram che ha messo qualche Instagram stories, o magari ieri nella live che ho fatto, se ve la siete persa ve la lascio giù nell'info box, e appunto qualcuno di voi ha tirato a indovinare cosa stava succedendo, e vedete sono molto così, non riesco veramente a dire le cose bene, perché ci sono delle novità importanti nella mia vita che penso appunto andranno un pochino anche ad intaccare il mondo di YouTube, ma è logico, però siccome con voi condivido, cerco di condividere la mia vita, non tutta, almeno quella che mi fa piacere, volevo appunto condividerla con voi, e mi fa stranissimo dirlo a una videocamera perché è qualcosa appunto che entra nella mia vita personale. Vabbè, mi sto dilungando troppo, udite udite, la novità è che l'anno prossimo mi sposo, e finalmente dopo 10 anni di fidanzamento ce l'ho fatta, nel senso la data è fissata, però vediamo se ci arriviamo, spero di sì, non vi dico la data, forse ve la dirò più in là, non lo so, e forse la vedrete sui social, non lo so ancora, e però preferisco non dirla, comunque è di questo periodo, aprile-maggio, ecco così per capirci, magari non lo so se vi fate tirare a indovinare giù nei commenti, indovinate quando sarà il mio matrimonio. Niente, sono felicissima, matrimonio è legato a tanti preparativi, tanto stress che già all'inizio manca un anno, alcuni mi hanno detto manca poco, ma per me un anno è tantissimo. E quindi niente, stiamo iniziando un po' con i preparativi, abbiamo fissato il ristorante, abbiamo fissato la chiesa e gli altri preparativi ancora siamo in alto mare. Mi hanno detto, specialmente qui, non so da voi, però qui le cose si fanno da un anno prima, tipo il fotografo, tipo tante cose, è assurdo, lo so, per questo. Fatemi sapere sempre giù nei commenti se magari qualcuno che mi segue è già sposato, magari più grande, e mi fa sapere un po' cosa ha fatto per preparare, come sono stati i suoi preparativi per il matrimonio. Ovviamente legato al matrimonio è legato anche alla casa, ecco perché vi parlavo di cambiamenti, che stanno avvenendo troppi cambiamenti tutti insieme. In realtà li aspettavo da tanto questi cambiamenti, solo che una volta che poi arrivano dici oddio dove sto andando, sto facendo tutto quanto così un pochino di fretta, ma meno male finalmente. E quindi cambio casa, ovviamente me ne vado con Fabio, in una casa sempre qui nel mio paese, non troppo lontano da dove sono adesso. Ovviamente nuova casa, nuovi mobili, nuovo tutto, e anche nuovo studio, yeah! Spero di fare una stanza dedicata esclusivamente alla mia passione. Spero di poter fare un angolino decente per fare dei video, o se no li farò in giro del capito, sempre come ho fatto fino adesso, magari anche più bello. E quindi niente, fatemi sapere se siete contenti per me, spero di sì. E se volete dei video specifici per il matrimonio, magari preparativi, magari se mi vengono in mente qualche addobbo fatto a mano, perché voglio personalizzare un po' il matrimonio con queste decorazioni appunto fatte da me. Fatemi sapere se vi interessa tipo qualche aggiornamento sulla casa, adesso che inizio i lavori, se volete vedere un pochino, che ne so, come era prima e come era dopo, non lo so, se vi può interessare appunto questi altri argomenti che vorrei portare sul canale, perché una volta che poi mi trasferisco vorrei appunto non trattare solo esclusivamente la creatività, ma vorrei anche appunto espandere un po', l'ho detto anche ieri in live, nel fare altri argomenti, magari anche per persone un po' più grandi, non lo so, non so quanti ne avete quelli che stanno dall'altra parte dello schermo, però non voglio fare appunto solo cose creative, ma voglio anche spaziare un po' sulla casa, sull'affidamento, perché mi piace veramente tantissimo. Su per esempio haul di adesso che compro le cose, se vedete che devo andare di chi a comprare le candeline, le cose varie. Se vi fa piacere appunto dei video del genere adesso all'anno che viene, ve li faccio, mi fa veramente piacere se queste cose possono interessare anche a voi, così spazio anche un po' oltre la creatività. Quindi detto questo, io ho detto tutto, spero che appunto voi siate contenti per me, io sono felicissima, sono nel settimo cielo, non voglio dire oddio, volevo fare, no, voglio fare tutto con serenità, tutto con tranquillità, nel limite del possibile, non vedo l'ora di iniziare a provare le persone da sposa, per quello che mi sono messa a dieta, sì, mi sono messa a dieta, adesso, ad aprile,
arrivando giugno, per me qua vuol dire gelati, gelati, gelati. No, Ilaria, no, la devi finire. Quindi detto questo, sto gesticolando come non mai, perché non so, sono troppo emozionata. Vi mando un grosso bacio, vi ricordo sempre che io cerco di caricare i video almeno il martedì, il giovedì e qualche volta il sabato, però il sabato adesso faccio le live per quando posso, e quindi vi avviso sempre o con un evento su YouTube o su Facebook o su Instagram, i video che farò le live, però sono sempre intorno o alle 19 o alle 20, dipende quando sono libera. Vi mando un grosso bacio, fatemi sapere giù nei commenti quello che cosa ne pensate di questa, la mia già bellissima. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.